Sono felice che siamo riusciti a invitare anche mio fratello Edoardo. Sì, anch'io ne sono molto felice. Nell'ultimo periodo ha rifiutato tutti gli inviti a cena a casa nostra. Secondo me si sente il terzo incomodo quando siamo solo noi tre. Sì, è probabile. Dovrebbe proprio trovarsi una brava ragazza. Così almeno possiamo uscire in quattro. Cosa ne pensi? Certo, sì. Amore, lasciatelo dire. Stasera sei bellissima. Grazie. Ma come mai non ti sei messa gli orecchini che ti ho regalato per il nostro anniversario? Sarebbero stati perfetti con questo vestito. Sì, tesoro, è vero, hai ragione. Che mi sono dimenticata di dirti che non li trovo più quegli orecchini. Davvero, non so dove li ho messi. Li ho cercati ovunque, ma niente. Ah, e vabbè, saranno da qualche parte a casa. Ti aiuto io a cercarli, amore. Grazie, sei tanto caro. Oh, guarda, tuo fratello Edo è arrivato. Ciao, Edo! Luca! Ma questa sera sei veramente stupenda. Grazie. Sì, è vero, ma lei lo è sempre. Ora, ragazzi, scusate, ma prima di ordinare devo andare un attimo al bagno. Arrivo subito. Ok. Sei proprio un uomo fortunato, fratellino, eh. Sarebbe il caso che anche tu ti trovassi una donna seria. Forse l'ho già trovata. Adesso scusami, devo fare una telefonata importante. Torno subito, eh. Va bene, guardo il menù. Ehi, amore, eccomi. Tesoro. Allora, hai pensato a quella cosa che ti ho detto? No, Edo, io non posso lasciare tuo fratello. Ma perché no? Non riesco a capire come riesci a stare ancora con quello sfigato di mio fratello. È vero, tesoro, hai ragione. Tu non sai che dolore mi provoca tutto questo. Ma Edo, pensaci. Tuo fratello è ricco. Io non ho lavorato un giorno da quando sto con lui. Sarebbe una tragedia per me lasciarlo. E poi dai, non fare lo sciocco. In fondo questa situazione fa comodo anche a te. Alla fine chi è che ci paga, senza saperlo, le nostre fughe d'amore in hotel e spa di lusso, eh? Mio fratello. Vero, vero, hai ragione. Ma non riesco a sopportare di vederti ancora insieme a lui. Poi quando ti abbraccia, ti bacia, mi sembra di impazzire. Tu sei mia. Certo che sono tua. Quando vieni a casa la prossima volta? Vengo venerdì sera. Non vedo l'ora. Anch'io. Adesso però tu torna al tavolo, altrimenti Luca si insospettisce. Io vi raggiungo tra un minuto. Ok. Eccomi, Edo. Quindi dicevi che la mia firma serve per vendere la casa in campagna della mamma? Sì, Edo. È l'unica soluzione per pagare i tuoi debiti. Grazie, fratellino. Non saprei come fare senza di te. Tranquillo, dai. Ma cos'è che mi punge? E questi che ci fanno qui? Cosa? Questi, li ho trovati sul tuo divano. Ma come sono finiti qua? Ah, sono gli orecchini di Vanessa, l'ultima mia conquista. Abbiamo passato una notte di fuoco e fiamme giusto l'altra sera. Se solo questo divano potesse parlare, credo di averglieli strappati a morsi. Ah, ecco i documenti firmati. E grazie come sempre. Però adesso devo chiederti di andare perché ho delle cose da fare. Certo. Certo, Edo. Ciao. Ho finalmente un po' di tempo per noi. Sei mancata tanto questi giorni, tesoro. Anche tu, amore, mi sei mancato tanto. Non vedevo l'ora di vederti. Questa sera ti ho preparato una bella sorpresa. Ah, sì? Che cosa? Chi è? Mi sa che è arrivata proprio la sorpresa, sai? Questa sera si mangia sushi. Amore, ma tu sei meraviglioso, io adoro sushi. Lo so, lo so. Luca. Buonasera. Posso entrare? Certo. Tesoro, ma che cosa ci fai qui? Pensa, io mi trovavo da queste parti e mi sono detta, non ho mai visto la casa dove vive Edo.
Ed eccomi qui. Ma tu non dovevi tornare domani dal tuo viaggio a Londra? Tua moglie è stata così carina a venirmi a trovare a farmi questa sorpresa. E cosa ci fai impalato lì? Dai, entra. Abbiamo appena aperto una bottiglia di vino. Vieni a berla con noi. Siete veramente patetici. Cosa? Luca, ma di che cosa stai parlando? Sapete benissimo di che cosa sto parlando. Forse leggendo questo messaggio vi si chiariranno le idee, perché a me si sono chiarite molto da quando l'ho letto. Fate anche lo screenshot, eh? Eccolo. Amore, lo sfigato di tuo fratello tornerà da Londra solo lunedì sera e abbiamo un intero weekend di passione davanti. Sono felicissima, tesoro. Non vedo l'ora. Tanti baci. Laura, dovresti stare più attenta a lasciare le tue cose in giro. Io non pensavo... Non pensavi che mi sarei permesso di leggere i tuoi messaggi? È vero, non è da me. Ma mi sono insospettito dopo aver trovato i tuoi orecchini sul divano di mio fratello. E tu, non dirmi che erano di qualche Vanessa, perché sai benissimo che non è così. Quelli sono gli orecchini di Laura, perché neanche lei lo sa, ma all'interno ha fatto incidere il mio nome e la data del nostro anniversario. Un gesto romantico, per renderli unici, come eri unica tu per me. Che stupido, vero? Luca, io... Laura, tu mi hai tradito. Mi hai tradito nel peggior modo che possa esistere. Io non voglio più avere a che fare con una persona come te. Ho già inviato le pratiche del divorzio al mio avvocato e ho sgomberato casa mia dalle tue cose. Ah, un'altra cosa. Cercati un posto per dormire da questa sera, perché le tue chiavi non aprono più nessuna porta. Luca, tu non puoi farmi questo. Io come faccio? Laura, tu sei una donna arida e manipolatrice, che probabilmente mi ha sempre ingannato. Io non ti voglio più nella mia vita. E tu, mio fratello, sangue del mio sangue, il tuo è il tradimento più doloroso. Ma come hai fatto a farmi tutto questo? Come fai a non vergognarti? Ma io... Stai zitto! In questo momento tu non hai il diritto di parola. Ma ti rendi conto di quello che mi hai fatto? Forse no. Il tuo tradimento mi ha ferito ancora di più di quello di Laura. Noi due siamo cresciuti insieme. Mi sono sempre occupato di te pur essendo il fratello minore. Ti ho sempre coperto le spalle. Avrei dato la mia vita per te. E tu cosa fai? Non ti fai scrupoli e mi porti via quello che io pensavo fosse l'amore della mia vita? Beh, un amore ha sempre un inizio e una fine. Ma un fratello non può smettere di essere tale, anche se di fronte a un gesto del genere non mi lascia altra scelta. Spero ti serva da lezione, Edoardo. Addio.